Intanto ringraziamo gli operatori della comunicazione che sono venuti, come sempre molto disponibili. Abbiamo convocato questa conferenza stampa rispetto a quanto abbiamo preso dalla stampa, la giornata di ieri, in particolare delle agenzie, la giornata dell'altro ieri, relativamente alla manifestazione La presa del treno perduto. Come movimenti che abbiamo promosso con la manifestazione, siamo stati anche tirati in causa per una diffusa, diciamo, azione legale, diffusa pubblicamente azione legale. La prima anomalia è che di questi 14 denunciati, noi che siamo il comitato promotore non sappiamo nulla. Un po' probabilmente perché siamo un po' tutti quanti figli dell'era berlusconiana, dei processi mediatici, eccetera, eccetera, e riteniamo quantomeno discutibile questo tipo di pratica. Apprendere che ci sono dei denunciati per una manifestazione pubblica, al di là dei contenuti e delle modalità con cui si è svolta quella manifestazione, su cui poi eventualmente relazionerò dopo, è una cosa piuttosto strana, piuttosto discutibile, ma facendo politica su questo territorio, avendo a cuore le sorti di questo territorio, diciamo che la cosa non ci stupisce. Devo fare due premesse che mi sono state imposte. La prima è che, fra l'altro, una delle associazioni che è stata tirata in ballo è stata tirata in ballo anche con un nome sbagliato, tra le altre cose. Ci rendiamo conto che dopo 4 mesi di indagine non è facile azzeccare il nome di un'associazione, una scatafascia, una scatacatascia, che è una parola in dialetto che significa lucciola, se non avete dato qualcosa del genere, nel dialetto frangaliggiano. L'ha pronunciato bene. Oh, frangaliggiano. Oh. Detto questo, al di là di questa premessa, perché abbiamo convocato questa conferenza stampa? Intanto per dire una cosa che è quasi scontata, palese, che è risaputa, cioè che la manifestazione del 15 settembre è stata una manifestazione chiamata con ampio anticipo, i cui partecipanti hanno fatto una conferenza stampa di presentazione della manifestazione. È stata una manifestazione altamente pacifica, e fra l'altro in piena e rivendicata da parte nostra collaborazione con le forze dell'ordine. Non abbiamo mai inteso, forse ritenevamo che anche le forze dell'ordine prendono il treno, per cui non abbiamo gli interessi nostri non erano contro gli interessi delle forze dell'ordine. Abbiamo fra l'altro registrato un'apertura da parte loro alla piena collaborazione, un'apertura che rivendichiamo e che per noi è importante, tra l'altro, perché non abbiamo nessun, come dire, vincolo ideologico, problema. Abbiamo registrato la collaborazione degli operatori delle ferrovie, del capotreno in particolare, che in quel momento passava per la stazione di Rossano, e anche di alcuni passeggeri che si trovavano a transitare sui treni, sul treno e sulle stazioni. Dico sul treno perché anche da questo punto di vista c'è da precisare che mentre noi facevamo la manifestazione è passato, come da orario, come da tabella oraria in Italia, treno 1, Vittorina, 50 posti, Metaponto, Catanzaro, se non vado errato. E questa è la prima cosa che ci teniamo a dire e che continuiamo a rivendicare senza nessun problema anche dopo quanto accaduto, perché la cosa non ci turba affatto da quel punto di vista. Giacché non sappiamo chi ha ricevuto le denunce, non entriamo, non sappiamo neanche il contenuto della denuncia in realtà. Sappiamo solo che è arrivato una nota alla stampa, quindi non ci interessa tanto parlare del reato, delle cose, sono cose che eventualmente accureremo nelle sedi opportune, sono cose che non ci interessano, per cui tra l'altro non siamo affatto preoccupati. La cosa che ci interessa però è il dato politico, e il dato politico principale che ci dobbiamo sottolineare è che su questo territorio chi lavora,
chi si sacrifica per i propri interessi ne esce sistematicamente il più delle volte pulitissimo. Chi lavora e si sacrifica e lo fa pubblicamente e ci mette la faccia per gli interessi di questo territorio, per i treni, per il tribunale, per gli ospedali, per la devastazione ambientale, per avere un ciclo di rifiuti virtuoso, eccetera, eccetera, molto spesso viene in un certo senso ostacolato, talvolta da agenti intimiditi. Ostacolato, perché poi intimidito è chi si fa intimidire, ostacolato talvolta da agenti, come dire, contestuali, da una forme culturali, alle volte persino da alcune branche dello Stato. E questo è un dato politico che noi registriamo, in realtà non è la prima volta che lo registriamo, sappiamo che non è tutto in questo modo, ma solo una parte, tant'è che oggi noi abbiamo ricevuto il sostegno di molte parti istituzionali, già prima della conferenza stampa, quando ancora noi attraverso questa conferenza stampa lanceremo in un certo senso un appello, e anche questo è il motivo per cui vi abbiamo invitato qui. Ma già prima di lanciare un appello abbiamo ricevuto decine e decine di messaggi di sostegno, ovviamente da associazioni e comitati di tutta la regione, da sottolineare il Comitato dei Pendolari Nazionale che ci ha già mandato una nota di solidarietà. Abbiamo ricevuto il sostegno di decine di istituzioni, soprattutto locali, che conoscono probabilmente meglio di noi la situazione drammatica delle ferrovie. Voglio citarne qualcuno e anche leggere qualche messaggio che riteniamo significativo. Vabbè, c'è il sindaco di Cassan con la situazione della stazione di Sibari, insomma lui sa quello che sta succedendo, il sindaco di Mandatorice, il sindaco di Crosia, il sindaco di Campana, di Trebisacce, l'assessore provinciale Trento, il sindaco di Villapiana, molti fra l'altro sono persone che non conosciamo tutti, ma conosce solo una parte di noi. Il sindaco di Rossano? Io e tutti quanti noi abbiamo piena fiducia che quando lanciamo l'appello il sindaco di Rossano risponderà con un sostegno al nostro favore, perché anche lui, insieme anche ad altri consiglieri e esponenti dell'amministrazione comunale, si sta spendendo per le ferrovie, ci risulta. E se non lo farà, glielo chiederemo in maniera educata e corretta, come abbiamo sempre fatto. Glielo chiederemo, perché noi riteniamo che questa cosa abbia giustizia. Vi voglio leggere, se molto brevemente, il messaggio del sindaco Sero, se voi lo trovate anche utile. Che lo trovo subito qua. Ecco. Cari amiche e amici della rete territoriale delle associazioni impegnate nella difesa di questo territorio, voglio manifestare la mia vicinanza e solidarietà a quanti, a causa di questo impegno, subiscono oggi conseguenze sul piano personale. La Pira, sindaco d'altri tempi, diceva che di fronte alle buone ragioni che contrastano con i rigori della legge, è questa che va modificata e le prime vanno tutelate. Le vostre iniziative sono quasi sempre basate su ottime ragioni, sempre sospinte dalla volontà genuina e sacrosanta di difendere i diritti più elementari della nostra gente, sempre più mortificati. Siamo pertanto dalla stessa parte della barricata, a presto con gli saluti. Non so se il messaggio di Mundo pure era... Tra l'altro abbiamo già ricevuto, cosa che non era affatto necessaria perché, ripetiamo, la cosa non ci preoccupa, da parte del sindaco Sero, del sindaco Mundo, di una serie di avvocati di Rossano, la loro assistenza legale, ripeto, cosa che non era affatto dovuta, esprimo, il sindaco Mundo di Trebisacce, esprimo solidarietà e vicinanza a tutti i giovani che sono al loro fianco nella battaglia per la rivendicazione dei diritti e dei servizi. Sono disponibile per tutte le iniziative a difendere i giovani anche giudiziariamente. Insomma, prima ancora di lanciare l'appello, lo diciamo fieri e vogliamo anche dirlo a tutti i cittadini, che abbiamo ricevuto molti sostegni. Al di là dei sostegni, noi abbiamo intenzione di intraprendere delle iniziative dopo quello che è successo, per un semplice fatto. Il sindaco Manfredi, prendo lui, dice
probabilmente siete stati denunciati, poi pubblicheremo anche perché date fastidio a qualcuno, perché chi difende i propri diritti dà fastidio a qualcuno. Noi diciamo non siamo così maliziosi da pensare questo, però riteniamo che la cosa importante è dare continuità alla nostra azione, per cui intanto abbiamo già annunciato l'atto secondo della presa del treno perduto e sulla base della necessità e dello stato drammatico delle nostre ferrovie, una cosa che ribadiamo e rilanciamo e che probabilmente, anzi al 100%, faremo durante la campagna elettorale, per imporre al dibattito politico l'argomentazione dei treni sulla ferrovia Ionica. E questo è un primo dato. Per evitare, insomma, che la campagna elettorale si perda, come sempre, in promesse, senza poi parlare dei problemi effettivi della Sibaritide, per esempio, ma in generale della Calabria e comunque di tutto il Meridione, per non parlare dei problemi della gente di questo paese. E questa è una prima iniziativa. Una seconda iniziativa è, come preannunciato, che lanceremo una campagna, 15 settembre c'ero anch'io, anche in risposta a una certa discrezionalità, probabilmente causata dai pochi mezzi delle forze dell'ordine, insomma, ma una certa discrezionalità nell'individuare dei partecipanti a una manifestazione pubblica, il che è paradossale, ma purtroppo questo ci troviamo a commentare. Quindi lanciamo una campagna, quindi ci sento e ce l'ho anch'io, a cui, come detto, hanno già aderito circa 10 sindaci, un assessore provinciale, un consigliere regionale, che abbiamo fiducia verrà l'adesione già di molti cittadini, associazioni, abitanti di questo paese e dei paesi limitrofi soprattutto. Terza e ultima iniziativa, che ci è stata suggerita e tra l'altro sospinta da molte associazioni di pendolari, noi stiamo predisponendo, e in questo useremo l'assistenza legale che ci è stata proposta legalmente, una controdenuncia a Rete Ferroviaria Italiana e a Trenitalia per l'interruzione di servizio pubblico in maniera permanente e definitiva, però la sospensione, l'abolizione di servizio pubblico per circa 40 tratte della linea ionica, che vanno non solo contro gli interessi di questo territorio, ma vanno contro i diritti sanciti dalla Carta dei diritti dell'uomo e dai presupposti dell'Unione Europea per quanto riguarda la mobilità pubblica. Tra l'altro, è un po' come dire, ci troviamo anche un po' in imbarazzo a dover commentare un'azione di questo tipo, anche a fronte di quanto è successo un mese fa, del clamore che ha avuto quanto è successo un mese fa, cioè della strage che c'è stata sulle ferrovie, che ha evidenziato, non ci interessa strumentalizzare la strage in sé per sé, ci interessa il significato anche qui strutturale di quello che è successo, ha evidenziato lo stato disastroso e pericoloso e criminale, oserei dire, purtroppo, della nostra ferrovia. E non siamo noi a dirlo, noi lo diciamo da tempo, ma purtroppo sono stati i fatti ad evidenziarlo, ed è un po' imbarazzante trovarsi siamo un po' imbarazzati a commentare una cosa del genere a fronte di quanto è successo un mese fa, a fronte in realtà di quanto succede tutti i giorni. Questo è un po', come dire, la sintesi di quanto volevamo dirvi, e per questo motivo, insomma, abbiamo chiesto la collaborazione degli operatori della comunicazione. Se ci sono delle domande, delle precisazioni richieste. Allora, per chiarire, per quanto riguarda il discorso del lancio della campagna, il 15 settembre ci sono anch'io, perché sì, anche questa nel periodo
elettorale e l'appello in che termini e in che modi sarà lanciato alle istituzioni per avere adesioni? Dunque, io spero che lo lanceremo domani, nel senso che vogliamo mettere a posto semplicemente anche un po' minimo di grafica, qualcosa di direttamente tecnico, insomma, no? Per dare anche un minimo di immagine alla campagna, per cui appena siamo pronti, spero domani, la lanciamo e chiederemo... No, da tenersi quando? Da tenersi lungo tutto l'arco... In più appuntamenti, anche perché noi in un certo senso prevediamo che questa cosa qui, insomma, a un certo punto devono arrivare queste denunce, per esempio, no? Per cui questa cosa qui avverrà, speriamo, fra qualche giorno, teniamo fra... di qualche giorno, perché non sappiamo neanche a che punto è lo stato delle indagini in realtà. Insomma, non vogliamo che su questa cosa cali il silenzio di le denunce, per cui la protrarremo probabilmente per un mese e mezzo, e poi chiuderemo la campagna con la partecipazione già annunciata, per esempio, delle istituzioni che ci hanno già dato la solidarietà, hanno già annunciato che loro parteciperanno a questa chiusura di campagna. Per cui la faremo durare probabilmente appena dopo la campagna elettorale, orientativamente possiamo chiuderla. Non tanto perché ci serve così tanto tempo, ma perché comunque la campagna elettorale sarà totalizzante, no? molto spesso la campagna elettorale è totalizzante. Noi intendiamo imporre l'argomento e anche imporre la campagna nella campagna elettorale attraverso l'atto secondo della presa del turno perduto, però per una campagna elettorale, anche per evitare problemi per condividere, insomma, già che noi invitiamo esponenti istituzionali, non politici, tuttavia sono anche esponenti politici, perché vogliamo evitare di incorrere in questa cosa qui, probabilmente alla chiusura della campagna elettorale, insomma, si protrarrà per un mese fino a dopo la campagna elettorale, appena dopo la campagna elettorale, perché ripeto, non serve così tanto tempo. In realtà avremmo potuto farlo anche in una settimana, 10 giorni. Però entriamo nella campagna elettorale, poi non vogliamo che qualcuno, insomma, in un certo senso possa pensare che sia una cosa strumentale, perché non lo è. Per cui, diciamo, vabbè, ritardiamo di un mese, va bene, sì. Per quanto riguarda come intendiamo arrivare alle istituzioni, faremo un appello pubblico che comunque porteremo attraverso fax, mail, ma anche di persona, molti sindaci, anche le istituzioni regionali, e penso che da questo punto di vista non ci sarà molto, non ci saranno barriere da scavalcare, anche perché per tutte le attività che facciamo sul territorio, al di là delle idee politiche nostre e dei sindaci e degli assessori provinciali, di consigli provinciali, eccetera, eccetera, comunque un dialogo instaurato c'è, almeno su larga parte del nostro territorio, per cui faremo un appello pubblico che poi ci impegneremo a far arrivare in maniera impeccabile sulle scrivanie di tutti i sindaci. Veramente la questione legale, che è comunque pregnante di quello che è successo, però ci preoccupa poco. La cosa che un po' ci ha dato fastidio è il metodo. La selezione. Sia per la selezione, sia per le comunicazioni, no, anche perché noi siamo cittadini, come tutti i cittadini abbiamo i nostri interessi, no? Non è che abbiamo solo, non facciamo solo, cioè ci rimettiamo soltanto soldi, a differenza di qualcun altro, però abbiamo anche il nostro lavoro, il nostro non lavoro in realtà, da questo punto di vista, e già non è facile. Abbiamo le nostre famiglie, abbiamo i nostri conoscenti, i nostri amici, insomma, e la gente sa chi sono, chi è che lavora per il Movimento Terra e Popolo, chi è che lavora per il Movimento della Pari, chi è che lavora per l'associazione di Scatta Catascia. Quindi questa cosa qui è piuttosto... La riteniamo ingiusta. Certo, come ho detto all'inizio, riprendendo un po' quello che diceva Manfredi, facendo gli interessi collettivi in questo territorio sappiamo quello di cui andiamo incontro, perché non siamo venuti a fare le vittime, siamo venuti a dire, proprio perché lo sappiamo, rilanciamo alcune cose, perché quello è il nostro movente e non cambia, non cambia.